benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie come Inter si gode la festa per il passaggio del turno in Champions League. L'approdo ai quarti di finale apre nuovi scenari ai nerazzurri. Nel frattempo, Beppe Marotta delinea il futuro. Lukaku è ai saluti e l'interista è già pronto a piazzare il colpo in entrata. Missione compiuta. L'Inter raggiunge i quarti di finale di Champions League dopo 12 anni dall'ultima volta. La squadra di Simone Inzaghi ha ottenuto il suo obiettivo dopo oltre 100 minuti di gioco nei quali ha dovuto fare i conti con un Porto arrembante che si è arreso solo innanzi al triplice fischio del direttore di gara polacco Szymon Marciniak. Aldo Dragao, l'Inter ha messo in atto una prestazione di sostanza che si è dimostrata efficace ai fini del risultato. Nella serata più importante della propria stagione, i ragazzi di Simone Inzaghi non hanno pensato all'estetica e hanno tenuto bene il campo chiudendo gli spazi agli avversari. 1-0-0 raggiunto grazie al lavoro di squadra in cui si è distinto, in maniera particolare, Matteo Darmian, meritevole della palma di migliore in campo. L'UEFA, però, ha voluto premiare di tale riconoscimento Hakan Çalhanoğlu, che si è dimostrato un muro invalicabile a centrocampo. Inter, Aldo Dragao, un risultato storico. Una gara in cui l'Inter ha concesso davvero poco agli avversari, che si sono resi pericolosi concretamente solo negli ultimi minuti di recupero, in cui hanno colpito un palo, una traversa e hanno costretto Onana a compiere il più serio degli interventi della partita. I tre fischi del direttore di gara hanno fatto tirare un sospiro di sollievo e, soprattutto, hanno dato il là alla festa nerazzurra. Era dal 2011 che l'Inter non entrava a far parte del novero delle migliori 8 squadre d'Europa. In quell'occasione a sedere sulla panchina nerazzurra c'era Leonardo. Inter, Marotta scarica Lukaku e prepara il colpo in attacco. La notizia della serata è stata il passaggio del turno ottenuto dall'Inter, ma un sussulto all'apparente tranquillità della veglia interista era arrivato qualche minuto prima del fischio di inizio della sfida. Beppe Marotta, infatti, intervenuto ai microfoni di Mediaset, si è lasciato andare a delle dichiarazioni sul futuro di Romelu Lukaku. Non lo riscatteremo, ha annunciato in maniera perentoria Marotta, non è ancora al topo quello che abbiamo conosciuto 2 anni fa. Queste parole, ora, aprono a scenari nuovi. Tutte le strade portano all'arrivo all'Inter di Marcus Thuram. L'attaccante francese è da tempo seguito dal club nerazzurro. Il figlio d'arte lascerà a zero il Borussia Mönchengladbach e l'Inter è pronta ad offrirgli un contratto importante. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more.